Carico i dischi, eccoci, stiamo smontando la nostra dischifezione. Una cosa importante, quando smontate la dischifezione, a parte il fatto che la prima volta che lo fate vi piasteranno tutto per terra, e serve tanto, ricordatevi di prendere sempre in questo modo. Questo perché? Non perché poi vedrete come vanno montati, quindi non sbaglierete a rimontarli. Due, perché in caso non li doveste cambiare, come probabilmente sarà il nostro caso, è importante che rimettiate i dischi esattamente nello stesso ordine, perché ogni disco lavora, scusate, ogni ferro di frizione lavora con un suo disco e quindi è già rodato. Adesso li controlleremo tutti, ma vi possiamo dire che potremmo quasi quasi riutilizzare. Ovvio, un mezzo da competizione si fa una volta l'anno, a quel punto qua si cambia. Ricordatevi che il primo sarà sempre un ferrodo e l'ultimo sarà sempre un ferrodo, quindi che vogliate il primo di là o il primo di qua, sempre a ferrodo, perché comunque loro vanno in battuta sulla campana della frizione e sulla battuta esterna sul coperchio frizione. Caratteristica del Triton: il rinvio della frizione è centrale, c'è un rinvio interno. Ovviamente il rinvio ha un alberino interno, e quando togliete il coperchio frizione interno, questo è l'alberino di spinta, e questo è l'alleggiamento dell'alberino di spinta, con ovviamente il regolo per la frizione. Ricordatevi che l'alloggiamento dell'alberino di spinta, cioè quello che libera i dischi frizioni o che li comprime spingendo le molle, ma quando la molla spinge questo è quello che li libera, tirando fuori il coperchio interno frizione, ha un cuscinetto a rulli sulla quale deve girare il coperchio interno, la campana esterna della frizione. È molto importante, fate che non vi cada, perché potrebbero partire i rulli liberi, a quel punto o li ritrovate tutti e avete bisogno di un nuovo pezzo. Comunque, signore, full power Catania Nippone, un anno e mezzo di gare, questo vuol dire usare un buon olio, nessuna usura, mezzo sempre adatto, mai un problema da gruppo frizione. Da queste cose si percepisce la bontà di un olio. E questo ne è un'enorme riprova. Full power Catania Nippone per il vostro mezzo, e sicuramente le brutte sorprese non le avrete. Signori del ferro, un'ultima occhiata al gruppo frizione completamente smontato, e un arrivederci per il prossimo step di questo video articolo. Gruppo frizione, Triton Access 450, scala corse qua di sti punti. Un saluto.